Ivo, com'è Ivo? Che tutti stanno a parlare di Ivo. È tornato pure adesso. Hanno messo un test d'ingresso per le lezioni. E usano le pagine di errori motrali senza citare la fonte, probabilmente. Basta, mi sono rotto il cazzo. Giusto. Allora, quindi... nella mia vita io ho fatto molte cose serie, ok? Che non si è inculato mai nessuno. Fai le stronzate. Faccio le stronzate o divento più famoso di. È una cosa allucinante. Comunque, a parte questo, perché abbiamo in mano uno dei fumetti più belli del panorama italiano? Per ricordarvi che Errori Motrali è un'opera. Ritiriamo dal commercio Errori Motrali. Andava detta così. Però, va bene? Però volevo dire che. La ritiriamo dal commercio. Non sarà più in vendita dal 6 giugno alle ore 23:59 e 59 millesimi di secondo. E questa è una perdita per l'Italia, per il mondo probabilmente. E questa è una perdita per il mondo. Ora, voi potete fare una cosa, cioè potete andare a acquistare le ultime copie, oppure allora non possiamo dire niente. Non possiamo dire niente. Allora sappiate che non viene ritirato perché l'associazione per la produzione dei magri, dei tigri o dei pigri ci sta attaccando. Non è una cosa negativa il fatto che venga ritirato dal mercato. Ma è semplicemente una cosa dovuta a meccanismi di mercato. Grosse robe, ragazzi. Allora, chi tra voi capisce un po' l'editoria probabilmente avrà già fiutato il motivo, ma adesso non possiamo dire nulla. Sappiate che il ritiro di questo fumetto non è una cosa tragica, cioè una cosa... ha un senso in una visione più grande. Quindi prendete una visione e ingrandite la visione e avrete un senso. A ottobre soprattutto, ottobre mi sembra un bel periodo. Allora, che vuol dire visione più grande? Una visione più grande è come quando tu vai dal dermatologo perché c'è un neo, cioè, no? È come quando tu dici questo è uno, così so due, ma viene più grande più o meno. No, è una cosa che si espande, va oltre, cioè quindi volete leggerlo, siete ancora in tempo, ma sappiate che il 7 non lo trovate più. Sì. E che è importante sottolineare. Molte copie saranno nei nostri garage, nelle nostre soffitte, perché alcune le salviamo, per ricordo noi ce le salviamo, e poi le rivenderemo fra 20 anni a 6.000 euro l'una. No, però ragazzi, è una cosa positiva, tanto ormai penso chi voleva comprarlo l'ha preso. Sì, chiaro, però insomma questa era una cosa che dovevamo dirvi, perché il fumetto è andato estremamente bene. In 2 mesi cioè praticamente siamo stati sempre tra i primi in vendita, top 100 in Italia nei libri più venduti. Non ce la vogliamo tirare. E questo se dati, è andata bene dati. È perché vi è piaciuto, è perché avete visto qualcosa di più. E quindi siete andati oltre i bellissimi disegni, avete capito anche l'anima di Errori Motrali. Ah già, i disegni sono una merda, i disegni. A me comunque cominciano a piacere da morire, più lo sfoglio più dico no, però forse l'avrei comprato anch'io. Poi arrivo alla pagina dell'automobile che sfreccia in strada e dico no, bene, ha preso 2 copie almeno, avrei preso di questo. Ragazzuoli, non possiamo poi ti racconto. Non possiamo dirvi di più. Lo sappiamo che voi siete intelligenti e che avete già capito tutto. Però non possiamo parlare. Però fra qualche mese ne saprete di più. Noi stiamo comunque continuando a stendere i panni. E non solo quelli. E quindi niente, ne saprete di più. Però sappiate che dal 7 non lo trovate. Questo video non è monetizzato perché non è un contenuto degno di essere monetizzato. Questo perché noi siamo non solo persone molto molto oneste, ma anche perché il giorno in cui daremo ai nostri hater un motivo per aggrapparsi ai coglioni non... sarà un fail da parte nostra. Noi non diamo motivi per aggrapparsi ai avete fatto QDSS Club perché dovete portare il vostro business. Ma è gratis. Ma è il vostro business. E poi ci sono i contenuti. A me non mi arrivano quei contenuti. Iscriviti. No. Beh, ciao.